Francesca correrà anche lei la Sto Bologna, equipaggiata per rimanere via di casa per 2 mesi. Perfetto. Vai! Partiti, torniamo con la musica ad accompagnare quest'anno il verde che colorerà le strade, le vie, le piazze di Bologna. 4ª edizione, guarda come siete belli. Vado! Ciao, grazie! Corri! Corri! No! Allora, Omar, qui alla Stra Bologna con l'esoscheletro per dare un messaggio. Sì, esatto, ho voluto fortemente partecipare perché è giusto che, essendo bolognese, volevo stare in mezzo a voi, stare con voi e passare questa giornata insieme, ecco. Raccontaci un po' la storia di tua, di questo esoscheletro che ti dà questa possibilità. Ma guarda, diciamo che la mia storia è che 8 anni fa ho subito un piccolo incidente, diciamo, che sul lavoro, e mi ha portato sulla carrozzina, sulla sedia a rotelle. E nel 2014 ho scoperto questo esoscheletro nella casa di cura Domus Salutis di Brescia, e grazie al mio terapista Paolo Gaffurini, che mi accompagna sempre in queste avventure, diciamo, e piano piano diciamo che ho preso sempre più manualità con lo strumento, ecco. Quanto riuscirai a percorrere, come ti trovi insomma con questo esoscheletro? Allora, mi trovo bene, ammetto che è faticoso, però la passione supera la fatica, quindi va bene. E diciamo che farò sui 200 metri, adesso vediamo l'organizzazione, quanto spazio mi fa percorrere. Comunque l'importante è esserci, poi anche se faccio 100 metri, 200 o un metro va bene lo stesso. Che messaggio vuoi dare a magari chi in questo momento o ha avuto un incidente come te o magari si trova anche lui sulla carrozzina? Beh, il messaggio è che non bisogna mai perdere la speranza, si può fare tutto. Io ho cancellato la parola impossibile dal mio vocabolario, perché la parola è veramente una parola che non ha significato, e quindi bisogna crederci in queste cose e bisogna veramente combattere per arrivare a questi livelli qua, quindi mai mollare, mai. Schermo.
passare. Dai. Le stampelle le devi in altra misura. Sì, ma qua è solo sconnesso. Devono prendere un impermeabile, non stanno parlando.